Speciale Fantacalcio. Ed eccoci per una nuova puntata di Speciale Fantacalcio e qua ci concentriamo più in generale sulle gare della nostra Serie A e non solo in chiave di scommessa però qui lascio parlare il sommo Ciro Gaifa che ci può illuminare sulle giocate di Fantacalcio. Prego, Ciro. Iniziato insomma, ma non esagerare, ecco. Comunque, insomma, parliamo, diciamo che entriamo un po' più nel dettaglio di calciatori per quanto riguarda il fantacalcio, piuttosto che sui risultati e sui pronostici. Ci Esatto. occupiamo di pronostici, ma per quanto riguarda i calciatori che scendono in campo, e cerchiamo insomma, di capire quali possono essere quelli insomma, decisivi. Poi, tra l'altro, ti volevo dare una piccola anticipazione in diretta, magari Sì. dalla prossima settimana, anzi, in realtà. Tra 2 settimane, perché poi ci sarà la sosta, lanceremo anche una sorta di top 11 del Fantacalcio. Io praticamente ci Benissimo. sto lavorando su questa cosa, e cioè sarebbero gli 11 che schiereresti in campo in quella giornata. Quindi facciamo una sorta di integrazione a questo approfondimento che potrebbe essere molto, molto interessante. Poi insomma, questa settimana proseguiamo ancora in maniera standard, però ci sto lavorando anche su questa cosa e ti volevo dare questa anticipazione in diretta. Fantastico, e beh, i nostri amici ne saranno sicuramente felici. Assolutamente, assolutamente. Allora andiamo nel dettaglio con le partite di questa 13ª giornata che si aprirà domani con il Venticipi, Empoli, Palermo e Roma Inter. Parliamo proprio della sfida delle 20:45, il big match insomma di questa giornata, oltre al derby di Torino, perché appunto Roma e Inter si affrontano per il terzo posto, saranno 2-4-3-3 a confronto, lo ricordavi anche prima, l'Inter dovrà fare a meno di Icardi che ovviamente ha subito un piccolo infortunio contro il Bologna, ne avrà almeno per 2 o 3 settimane e quindi dovrebbe affidarsi al tridente Ljajic, Eder e Perisic, che sicuramente è un tridente molto leggero sulla carta, che però insomma, con la velocità appunto, dei singoli potrebbe mettere seriamente in difficoltà la difesa della Roma, che dovrebbe appunto tirare Florenzi sulla fascia destra e questo qua. Quindi una sfida in velocità molto, molto interessante da quel lato, magari con Eder che parte appunto da sinistra e Florenzi che difende da destra. Quella potrebbe essere sicuramente una delle chiavi di questa partita, però la Roma troverà anche il centrocampo interno che abbiamo ammirato anche nelle ultime settimane con Pingolan e Pjanic, ma soprattutto c'è il ritorno di De Rossi al centrocampo e questa potrebbe essere una chiave di lettura molto interessante proprio perché si dice spesso che la Roma con De Rossi insomma, sia un po' limitata, quindi capiremo anche domani la presenza di Daniele De Rossi. Sarà una presenza positiva o sarà una presenza negativa per i giallorossi di Spalletti che cercano tra l'altro la nona vittoria consecutiva. Io se Eba. dovessi puntare su tre calciatori, ti voglio fare tre nomi, due per la Roma Va. e uno per l'Inter, chiaramente per l'Inter ti scelgo il super ex Ljajic, secondo me potrebbe fare un brutto scherzetto alla tua ex squadra, mentre per quanto riguarda la Roma io punterei tutto su Salah e Shaarawy perché sono i due calciatori che possono mettere più in difficoltà la difesa dell'Inter che sappiamo non brillare proprio velocità e quindi Miranda e Murillo potrebbero essere messi in difficoltà dai quinti e dagli spunti appunto del duo diciamo di Shaarawy, perché anche perché Shaarawy non bene ha un proprio iniziale, quindi sicuramente sono questi tre calciatori sui quali io spererei sinceramente tutto il calcio. Andiamo però alle partite ovviamente nella domenica e anche proprio Frosinone Fiorentina e Torino Juventus, le gare che si disputeranno alle ore 15. Per quanto riguarda la Fiorentina abbiamo secondo me degli attacchi molto molto interessanti che si andranno a confrontare, perché ci sono da una parte chiaramente Bomber, Ciofani e Diocini, mentre dall'altra dovrebbero appunto giocare Zárate e Kalinic. Sappiamo bene insomma che Zárate ha segnato il turno di Verona e potrebbe essere un calciatore secondo me da rischiare al Fantacalcio, anche se io sai bene un debole per Kalinic e ci Lo so, lo punterei so. queste settimane, quindi insomma Kalinic è un calciatore che secondo me va schierato sempre, soprattutto in trasferta, perché il suo score soprattutto da trasferta e quindi a Frosinone potrebbe essere lo scampo giusto anche per cercare di tornare al volo. Sappiamo che Kalinic non sta avendo un giro di ritorno particolarmente interessante, però comunque era stato 12 di vittoria in questo campionato del signor marcatore della Fiorentina. Che Frosinone, chiaramente, puntiamo tutti su Ciofani, è stato secondo me il grande affare di questo Fantacalcio, perché chi se ne è riuscito ad acquistare un calciatore magari con pochi crediti che però sta facendo la differenza del Frosinone, potrebbe segnare i gol decisivi per la salvezza della squadra ciociara e quindi puntiamo tutto su Kalinic e Ciofani che in questa sfida potrebbero darsene davvero di tanta ragione. Andiamo a Torino
Juventus, perché questa sì che stava una partita interessante fantacalcisticamente. E a proposito di darsele, ecco. Esattamente, esattamente, ma questa sarà molto interessante fantacalcisticamente parlando, perché da una parte abbiamo la coppia d'oro del Torino, comunque Belotti e Immobile è una coppia collaudata che può fare davvero la differenza, ma dall'altra non abbiamo la coppia titolare della Juventus, quindi Mandžukić e Dybala non ci saranno e giocheranno tante volate, e questa potrebbe essere l'occasione sia per Dybala che per Morata di dimostrare di poter essere all'altezza di due titolari che abbiamo citato prima, però questa potrebbe essere, ecco, anche l'occasione per il Torino di approfittarne. Io credo che Immobile potrebbe davvero essere l'uomo decisivo di questo derby, e quindi io punterei sul calciatore napoletano, ex tra l'altro Juventus, che in questo campionato comunque sta facendo molto bene, 11 presenti e 5 reti da quando è tornato a gennaio dalla Siviglia, e questi sono numeri importanti per Immobile, che sta comunque contribuendo alla salvezza del Torino, che non sta disputando una grandissima stagione, però ripeto, ha trovato in questi interpreti Immobile e Belotti due calciatori che comunque i loro voli stanno facendo e stanno appunto permettendo alla squadra di Ventura di tenere i punti decisivi per la salvezza. Nella Juventus parlavamo di Zlatan e Morata, però io sinceramente, se ti ho detto Immobile per quanto riguarda il Torino, nella Juventus punterei comunque su Pogba, che è il calciatore che ha aperto le danze tra l'altro in Champions League col Bayern Monaco, ed è davvero il calciatore che potrebbe fare la differenza nel derby. Lui, così come Cuadrado, che già all'andata ha fatto male al Torino, Cuadrado che tra l'altro secondo me ha disputato una grandissima partita in Champions League con il Bayern Monaco, anche se poi si è divorato il 3-0, poteva essere il punto del KO, però insomma è un calciatore che con la sua velocità può fare davvero la differenza. Andiamo sicuramente invece, sì, alle due sfide finali, cioè Napoli, Genova e Milan Lazio. Alle 18 appunto si giocherà il match del San Paolo, il Napoli con ormai gli 11 collaudati, il Genova abbiamo parlato degli ex con dente avvelenato, e attenzione a Goran Pandev, perché Goran Pandev si augura di segnare il suo primo gol in campionato, ecco, con il San Paolo. Quindi insomma sicuramente è un calciatore sul quale fantacalcisticamente purtroppo, dico purtroppo perché chiaramente gioca contro il Napoli, però si potrebbe anche puntare su Pandev perché sta dimostrando di essere in forma in questo periodo, e soprattutto contro la ex squadra vorrà fare sicuramente bene. Però occhio anche a Cerci, reduce da una doppietta contro il Torino, calciatore molto molto in forma in questo periodo. Nel Napoli noi puntiamo tutto su Amtic e Higuain, che possono essere davvero i due calciatori che possono fare la differenza in questa partita. Mare Amtic, lo sappiamo, il capitano di questa squadra, il calciatore forte che sta disputando la stagione migliore rispetto alle passate annate, sta veramente dimostrando di essere un calciatore completo, costante, e il suo rendimento anche fantacalcisticamente è molto interessante. Basta pensare che Amtic ha una media del 6,22 ed è una media molto molto alta fantacalcisticamente. Sicuramente sì. Finiamo, concludiamo con il posticipo Milan-Lazio, e questa è davvero la partita delle deluse, la partita delle due formazioni che stanno veramente attenti. Il Milan punterà tutto, lo sappiamo, sulla finale di Coppa Italia contro la Juventus del 21 maggio, però la Lazio ora non può puntare più su nulla perché è uscita dalla Europa League, sconfitta davvero bruciante con lo Sparta Praga del 3-0 in casa, squadra contestata, lo dito fischiato, e per la Lazio sarà veramente una partita delicatissima. Il Milan vuole avere qualche chance di non perdere il treno per l'Europa League, perché possiamo parlare solo di Europa League in questo caso. Certo. È assolutamente proibitivo per la squadra di Mihajlovic in questo momento, deve ovviamente vincere e convincere. Quindi è una partita che si giocherà veramente a scacchi tra Milan e Lazio, con il Milan che ovviamente punterà tutto sui suoi gioielli, in particolare Bacca e Bonaventura, che possono fare la differenza. Nella Lazio occhio a Candreva e Keita, che hanno sicuramente il dente avvelenato, soprattutto Candreva, che ha chiesto scusa ai tifosi ieri dopo l'espirazione Europa League, vorrà sicuramente rifarsi. Quindi sono questi quattro calciatori sui quali noi puntiamo fantacalcisticamente per questo posticipo tra Milan e